ragazzi, io direi un ascoltatore, poi un grande ospite. Eccoci qua. Soprattutto un ospite che ha, suscitato un clamore così, certo, così forte tra i nostri ascoltatori storici e non solo. È un clamore. Che mi hanno chiesto esplicitamente. Sì. Esplicitamente, ma io, siccome so che è una persona seria che crede in quello che dice, molti mi dicono: è vero, non è vero, sta fingendo, non sta fingendo. No, no, è verissimo. Io dico: no, non sta fingendo. Eccolo. E mi dicono: quando è che lo riportate alla Zanzara? Però non è che siamo al jukebox qua. Quando capita, sì, che sto a Roma e a lui va di venire, viene a dire le sue cose. Sì. Io vi dico solo questo. Però per riassumere, io l'ho fatto già vedere, per riassumere amici della... nelle puntate precedenti, il signore qui presente, apostolo, sì, di Gian Domenico, apostolo, ha pronunciato le seguenti parole. L'apostolo. Via. Sentiamo. Roberto Di Giandomenico sostiene, sì, di essere, sì, la reincarnazione, non so come posso dire, di quanti apostoli? Elia, San Giovanni Battista e Giovanni l'Apostolo. Tre erano due l'altra tre volta, la tre settimana, no, scorsa, no, erano, no, due, tre, sempre tre, tre, sempre se informi biblicamente, Elia e San Giovanni Battista la stessa identica cosa. Ah, vabbè, allora sono due, quindi basta leggere i Vangeli. Volete, okay, sapere chi è Ponzio Pilato? No, chi è Ponzio, ma Pilato? Lo sappiamo, è il romano, l'imperatore romano che dice, no, che... No, chi non è? È neanche quello. Clemente Mastella. Cosa vuol dire? Prima di andare via dalla politica ha buttato fuori 300.000 assassini e ha condannato il Signore. Ma chi? Il Vaticano ha intenzione di riformare l'impero romano risorto e ci riusciranno. Di riformare l'impero romano, no, cioè, Vaticano. Sì. Ma Bergoglio, lei come lo considera Bergoglio? Bergoglio andrà a finire male. Come? In che modo? No, però scusi. Gli sparano in fronte, purtroppo. Ma no, come gli sparano in fronte a Bergoglio? Non posso fare, sì, cioè, no, ma non. Ma quando succederà? Ruini è il prossimo papa. Cosa? Perché? Non lo so. Perché è l'anticristo. Ruini è l'anticristo. Prendi le foto di Hitler, le metti su un vetro, no, col sole, no, e metti quella di Luini, no, è la stessa persona. Ma come si permette? No, non l'abbiamo fatto queste cose. Ma non l'abbiamo fatto perché lei è pazzo. Michele è Lucifero. Sì. E c'è Belzebù che sta in Calabria. Frater Cosimo. Chi è Frater Cosimo? Frater Cosimo, informati. Ci arriva pure la guerra. No, però scusa, Cosimo, perché calma, no, calma, non ti arriva niente. No, però calma, scusa. Ma adesso lei sta dicendo che c'è Belzebù. Chi è Frater Cosimo? Come si dice? Frate? Fratel Cosimo. E chi è Frater Cosimo? Bill Gates, secondo lei, è padrone dei padroni del mondo? Sì, sì. E sì. C'è è lei Lucifero. C'è lei che è Lucifero. Anche una volta cosa che parla. Ruini è diventato papa, lui metterà i microchip sulle mani e sulla fronte alla gente. Ma perché Ruini? Eliminano il denaro. Lei è vero che sostiene di avere pranzato o cenato con Gesù? Certo. Ma dove? Come certo? Certo. Ma dove? Certo, pranzato con Gesù. Ma che occasione, scusa. L'ultima cena. L'ultima cena. Ah, lei papa diceva proprio all'ultima cena. No, ma... Lei che faceva lì? Lei che faceva lì? C'erano gli apostoli, c'era anche... San Giovanni o San Giovanni? Ah, è vero, certo. Vabbè, sì, certo. Giovanni, sono l'unico apostolo che mi sono messo sul corpo di Gesù. Ma che avete mangiato all'ultima cena? Così facciamo anche... Focacce, carne secca, verdure... Okay. Verdure legumi, di stagione? Legumi. Ma tutta... Legumi. E chi aveva cucina? Legumi secchi, fagioli... Ma che fregate dell'ultima cena adesso? Ma che te frega adesso? Era un locale, era un locale d'epoca. Come un locale d'epoca? D'epoca, un locale d'epoca, che vuol dire un locale d'epoca, scusi. Allora, è qui presente Roberto Di Giandomenico. Buonasera, niente applausi. Buonasera. Lei conferma tutto quello che ha detto, che abbiamo sentito? Confermo tutto. Conferma tutto. I tempi si sono accelerati per quello che sta avvenendo o no? Oppure c'è qualche indizio? Sempre la primavera. Sempre primavera? Sempre non c'è qualche primavera. Indizio di più? Avvicina un attimo il microfono, se no si sente male. Lei ha bisogno... Aprile. Aprile, ecco, come c'è aprile? Un'indicazione in più. Aprile, che succede ad aprile? Aprile c'è il 25 aprile, la festa della liberazione. Che succede? No, entro aprile deve andare a Sorruini. Dentro se aprile? No non ci sta coi tempi. Entro aprile deve andare su Ruini. Ah, deve andare su Ruini, se no, sì, non ci sta coi tempi. Chi? Ma chi? Perché deve fare un anno e mezzo, poi finisce tutto. Ma cosa allora, finisce? No, perché allora io voglio capire i tempi. Cioè, no, tra un anno Ruini, e mezzo Ruini, cosa finisce? Però? Ruini ad aprile deve andare su. Il tempo su... è dal 29 al 4 ottobre 2024. Lui deve andare su aprile per fare un anno e mezzo. Questo è il punto. Ma lui chi? Cioè, lui Ruini. Va su perché poi l'avvento di Ruini, cioè secondo lei dell'anticristo sostanzialmente, sì, è il preludio. Secondo lei ha detto è l'anticristo. No, no. Ma no, ho capito, io dico secondo lei mi dice è l'anticristo. Non si può dire che Ruini è l'anticristo. No, non si può Ruini. Dire. Non si una, può dire. Una ascoltatrice dalla macchina molto, molto, sì, attenta mi dice: ma quello di prima è quello con i capelli rossi, quello di Forum che faceva i ragazzi, sì, della ma che terza G? Adesso? No, lo dico ma stiamo parlando con Di Giovanni Domenico di cose importantissime. Sì, ma di
amica. Cosa importantissima, volevo... tu stai parlando di. No, questa carissima amica dalla macchina. Ma che vuoi, vuoi dire qualcosa a Parenzo di Giovanni Domenico? No, no? Prima stavo antipatico, ora sta molto simpatico. L'apostolo. Pure. L'apostolo, signor Apostolo. Però scusi, signor allora di Giovanni Domenico. Il dottor Apostolo. Allora, cioè, il passaggio è questo: Ruini, poi un anno e mezzo, e poi che succede? Finisce tutto, c'è l'avvento del Messia. E chi sarebbe sto Messia? Il Padre Eterno. Sì, il Padre Eterno, cioè finisce ma il mondo. Ma viene quando? Ad aprile viene. Ma il mondo come viene travolto? Ah, quindi non rinnovo il contratto con la Sette allora? Io l'ho rinnovato per... Non vale la pena rinnovarlo, le dice. Come te pare. Come te pare. Io vorrei andare dal dottor Cairo con questo signore qui. L'apostolo. Sì, sì. A trattare. A trattare. Sì. A trattare. Guarda, l'apostolo dice che è tutto finito. Quindi anche lei, dottore, è inutile che continui a fare questi investimenti di fisica. No? Così diciamo, no? Ma scusi, come c'è? Ma finisce come il mondo? Come finisce il mondo? Questo è interessante. Cioè, come finisce tutto? Dice, tra un anno e mezzo finisce tutto. Ma come? Comincia con la serie distruttiva. Sì. E fino a che all'ultimo giorno c'è l'avvento del Messia, che sarebbe il 4 ottobre 2024. Benissimo. 4 ottobre 2024. 4 ottobre, te lo segni. 4 ottobre 2024. Però scusi, che succede concretamente? Il giorno di San Francesco. Chi sopravvive? Sì, ecco. Questo è importante. Sì. Sopravvivono i figli di Dio, i figli di Satana saranno condannati. Urlo, sì. Pianto e studenti per l'eterno a corpo vivo. Oh, porca miseria. Ma Giletti, ad esempio, sopravvivono? Dottor che Giletti, no? Chiedo per la sette. Che c'è per Giletti? Capire. Giletti non lo so. Non lo so. La Gruber, perché la Gruber è il programma importante, certo, della sette. Questo è programma... Chi avrà messo il microchip è condannato. Ah, no, c'è già un'indicazione. C'è chi vuol dire chi sulla fronte c'ha questo. Sì. Allora è salvo. Cos'è quello? Questo è il sigillo dell'Apocalisse. Ma non è un sigillo, è un gingillo che ha comprato da qualche parte. Non credo proprio. No. E chi gliel'ha dato quello? Quel gingillo là? All'Eterno. Non gliel'ha dato. Alle 4 del mattino. Ma qua. No, scusi. Perché alle 4 del mattino? Uno dorme, cazzo, alle 4 del mattino. Alle 4 del mattino, che sante messe col padre duravano tutti i sabati notte fino alla domenica mattina. Sì, ma scusi, ma chi gliel'ha dato? Veramente il Padre Eterno gli ha dato quel gingillo. Ma qualcuno gliel'ha proprio consegnato in mano. Cioè, ma quando l'hai incontrato? Io ho lasciato la catena, che dove? Adesso non c'è più sull'altare, e alle 4 me l'ha messo qui al collo. E ma sarà stato uno che è passato e gli ha messo dove? Ma come fa a sapere che è il Padre Eterno che gli ha messo al collo? Perché sì. E il Padre Eterno gli ha messo al collo quella roba lì. Dunque lei è sostanzialmente un apostolo, è inviato qui dal Padre Eterno. Fermi tutti, assicurare, questo ottobre... non riesce a toccarlo nessun satanico. Cioè nessun satanico. I satanici oggi chi sono? Andiamo a vedere chi sono i satanici oggi. Importante sotto. Comunque il 4 ottobre è il compleanno della 24. Sì, anche questo è vero. Questo è vero. Hanno segnalato il dottor Milan. Il 4 ottobre è compleanno della 24. Ma non ho capito. Allora, se uno ha questo ciondolo, è protetto. Ma no. Diciamo. Questo ce l'hanno solo i 12. Dopo chi è figlio di Dio gli appare sulla fronte direttamente. Certo. Dunque, quante persone si salvano alla fine il 4 ottobre? Chi resterà in piedi? Questo è importante. Verranno condannate 5 miliardi più 10 milioni di persone. Porca miseria. Ma il direttore della radio si salvano il 4 ottobre? No, il direttore della radio, il dottor Tamburini. È satanico pure lui. No. Secondo me è satanico. La maggior parte dei giornalisti sono tutti satanici, soprattutto i direttori. Sì. Ma come... Anche Milan, secondo me, è satanico. Ma non si può dire. Milan è satanico, giusto? No, ma non puoi consentire. Ma no. No, lo puoi consentire dire che il direttore Tamburini è satanico. Ma che me ne frega. Tutti i direttori di testate giornalistiche. Ma no, radio, il dottor Mentana non è satanico. Si vergogni. Beh, no. No, ma lasciate stare la musichetta. Guarda che faccia che c'ha. Altro che satanico. Il direttore Mentana. Ma sì, certo, assolutamente. Hai ragione tu. Ma siete dico pazzi? Che è così. Scusi un attimo, siete però io pazzi? Voglio capire una cosa, però è importante questo. C'è stato allora tu prendi una cosa, non fanno mai una notizia che porta speranza, solo distruzioni. Beh, però anche lei non c'è una notizia anche di speranza. Lei però mi permetto di dire che anche lei non il è portatore tutto. Non è, sta dicendo che porto speranza. Ma sì. Che speranza porta? Porta una nera pazzesca. Io la vedo e mi deprimo, cazzo, con sta barba sembra Marx risuscitato, una cosa pazzesca. Però scusi un attimo, c'è un altro elemento, una notizia importante degli ultimi giorni è stata quella delle dimissioni del Papa, che io ho pensato, ma allora c'ha ragione lui, cioè ha ragione di Giovan Domenico, quando ho letto che il Papa ha annunciato le dimissioni in caso di, cioè tutti hanno detto il Papa. Io non ci credo ancora. Perché io non ci credo? Perché no, perché è un bluff. Come un bluff? Sì, è stato costretto, che tanto ti ammazziamo uguale, certo, e farei. Ah, perché secondo lei lei conferma che va a finire ammazzato? Tu lo sai chi è lo spirituale suo? No, di chi è lo spirituale? Ruini. No, sembra una cosa che ce l'ha con Ruini. È lo spirituale del Papa. Ruini. Ma lui non ha fatto niente. Come Rassing lo era di Wojtyla. Ma che ha fatto il povero Ruini? Una persona bravissima, informatevi. Ma di che? Una persona eccezionale. Scusi, ha qualche notizia anche su. Ha qualche notizia su Emanuela Orlandi? Però senza scomodare. Lei, che insomma è un apostolo.
Che fine ha fatto? Già l'ho detto, è stata uccisa e sta sepolta. Lei è l'amica sua. No, dove? In San Paolo fuori le mura. No, ma non si può dire adesso questa cosa. Ma perché devi dire queste cose? Non si hanno fatto inchieste perché devono andare a scavare lì sotto. Ma non si può scavare, ma il nome di chi lo dice? Non si può scavare sotto e poi come non ha senso. Guarda, è quello che ho detto, ho fermato l'altro giorno, quello lì di... Chi ha fermato? De Petis. Ha confermato le stesse parole mie. Ma non è che lui ha confermato. Non è lui, lei l'avrà letto, lei avrà letto quello che ha detto Spadoni, perché comunque non è esattamente un signore di cui fidarsi, Renatino, diciamo. Vabbè, così. Comunque la cosa fondamentale è questa, il ciondolo che lei ha là, e poi la lascio, e grazie ancora una volta di averci illuminato. No, ma cioè, a Natale cosa fa un apostolo a Natale? Questo è interessante, sì. Se ricordate quello che era. No, ma cosa fa? Fa una cena di Natale? Sì. Ma facciamo la cena, certo. Sì. E chi viene alla cena? Beh, io e mia moglie gli altri apostoli, dove, gli altri apostoli non vengono, gli altri cazzi, gli altri no, apostoli. No, siamo nei posti suoi. Ogni apostolo sa per i fatti propri. Ma vi sentite dal cellulare con gli altri apostoli o no? Vi telefonate tra apostoli? Solo con quattro mi sento, con quattro no. Apostoli. Lui si perché sente solo con quattro? Perché l'altro ho perso il numero di telefono, però so chi sono. Sa chi sono. Ma scusi, non è possibile. No, è occasione. È così. Degli apostoli. Perché? È l'unione degli apostoli. Sente solo quattro apostoli. Se sento con quattro apostoli è una cazzata. No, ma perché devi dire che è una cazzata? Ma perché non comunque, può sentire quattro oggi apostoli. Che è il satanico. Vabbè, il satanico. Aspetta la primavera, poi vedi quante cazzate ho detto. Il principale satanico in Italia chi è? Il principale satanico? Sì, c'è l'uomo che rappresenta Satana in Italia oggi. Attualmente è Marco Dimitri. Marco Dimitri? Chi è Marco Dimitri? Marco Dimitri non è il responsabile dei bambini di Satana di Bologna. Ah sì, ho capito. Ah, vabbè, ho capito che c'entra questo però. E prende finanziamenti. Ma no, ma adesso non lasciamo. No, diciamo queste cose. Per carità. Ai poveri no, ma... Non diciamo, ci dissociamo, non so manco chi è io. Grazie di Giovan Domenico, grazie. Grazie. Zero spese, apertura conto.